Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Corpse Party Blood Covered. Allora, siamo con la Yumi che aveva fatto la bastardata di bruciare il tesserino di Naomi, quindi morirà sicuramente senza pietà. La porta è bloccata, ok. Adesso dobbiamo andare a cercare, non lo so. Questo cadavere appartiene a un bambino. Benissimo, ok. Se sbaglio è la musichetta figa. Strano ma vero, storia di occultismo. Cercando di scoprire il passato nascosto della scuola maledetta. Kuki Biki, parte 4. Ah, noi stavamo cercando gli appunti di Nao. Ok. Cercherò di essere un po' più sveglio. Mi sforzerò per voi. 一応に死ぬか、この校舎に食われていた。食われる。という表現を使うのには理由がある。この学校を包んでいる巨大な呪い。それに深く心が蝕まれてしまう。すなわち、心の隙を作ることは自殺行為に等しい。深い絶望や孤独感に心を掴まれると、あっという間に呪いに心を侵し、結果 肉体は壊死を始め、魂は消し炭のように真っ黒になり、Il blackout è quando si spegne la luce, manca la corrente. その一部とされてしまう。例外として、肉体は蝕まれずに激しい思念のみが残留し、焼き付いたりすることもあるようだが、Allora moriremo tutti. ほとんどの場合、魂はその場に固定され、成仏もできずに永遠にそこに留まり、こうしてこの学校は犠牲者を喰らい どんどん膨張を続けているようだ。ゾッとする。Mandiamogli un monaco bonzo così non dà problemi. この霊像との接触方法、幸子のまじないを現世で世間に公開していたら、この被害がさらに過去の第4回も次回の第5回も読者は私と同じく監禁された犠牲者ということになってしまった。 No, lui è arrivato qui per curiosità, voleva fare lo scoop della sua vita ed è morto come un coglione. È quello di darvi un consiglio. Che cos'è un consiglio? Cos'è? Spagnolo? Consiglio? Su come. Ok.読者のあなたに希望を残せたらと願ってやまないのだ。第5回も楽しみにしていてほしい。 Beh, potevano fare invece che mettevano un blog su internet e dicevano: avete presente questo rituale? Non lo fate, manco per il caso. もう帰ることができなくなった。だが私は書き続ける。使命だからだ。何が起こっても、命ある限り、手が動く限り、書き続ける。 E a farti minotti. Ma comunque abbiamo scoperto cose importanti, particolari, interessanti. Mamma mia, il teletrasporto. Dobbiamo cercare Yuko un attimino, ragazzi. Abbiamo questo piccolo problema. Sto salvando velocemente. Faccio finta che ho un salvataggio veloce per voi. Non devi evitare di andarci a risorbire tutto. Puoi velocizzare, tagliare, bla bla. La porta è dipinta. Ok. Dipinta, dipinta, via. Qui c'è niente. Ogni volta evito di andare a fondo schermo e quindi salto qualche porta. E poi dico: ma il gioco è fatto male. Leica Pro. Quindi Ayumi, essendo da sola, sta cominciando a perdere i capelli e tutto il resto. Però un attimo, un attimo. Sarà una stronzata, ma. Ecco, vuoto. Vuoto. Meglio controllare ora che poi andare a girare come dei cretini. E dov'è il teletrasporto? Sbaglio, qui c'era un teletrasporto. Ok, io ammetto che sto male. Però cazzo, se c'è un teletrasporto.
che entriamo nel bagno e andiamo a cercare noi Yuka e un teletrasporto per far andare avanti. Nanda kore? Una busta marrone aggesa sui corpi di Nao e Kibi, che sicuramente non c'era prima. È troppo buio per vedere cosa c'è dentro. Usciamo per vedere meglio cosa contiene. Ok. È una foto. Calma, calma, no, le orecchie, Cristoforo Colombo. Hanno ucciso Yuka. Yeah. Ah, proprio. Voglio godermelo un attimo. Un attimo. No, questa è una bastardata, cioè era propizio. È il corpo di uno studente delle superiori. È morta Yuka, poverina. Dopo quattro capitoli a trattenersi la vescica. Sì, però qui le orecchie mi si stanno bucarellando. Ah. Un attimino, ragazzi, ho dimenticato di settare il timer. Ok. Anche se i video vengono superiori ai 25 minuti o ai 20 minuti, non è un problema. Un attimino, ho visto una cosa. Perché a parte che questi li posso caricare abbastanza in fretta. E comunque voglio evitare di fare video brevi, perché, almeno su questo titolo, perché è inutile per le visual. Cioè, non mi importa tanto. Per me è importante terminare il gioco. Allora, qui non c'è niente. Questa stanza non l'ho mai vista. Ah, posso andare qui. Esploro i banchi onde evitare che ci sia qualcosa. Sì, però volevo vedere come la uccidevano a Yuka. Ok. Lo so, può sembrarvi una perdita di tempo, però vi assicuro che come può esserlo, come anche no. E questo è il bello della diretta, tra virgolette. Lavagna. Ok, qui non c'è niente, proprio l'abbia. Salviamo. Vedo un simbolo molto rassicurante. La punta a 5. La stella a 5 punte. La punta a 5 stelle. Adesso tutti a dire. Tu per chi voti? Non ne parliamo. Non parliamo di politica in questo canale, perché c'è un video non basterebbe. Sembra che questa stanza sia stata progettata per la magia nera o per la stregoneria. Ma da che cosa l'hai capito? Può darsi che è stata fatta soltanto per le stelle cadenti di Natale. Cioè, voi che ne sapete? E c'è una stella a 5 punte. Il demonio. Non è vero. E ci siamo giocati anche lei. Cioè, tutti stanno morendo. Perché sei una stronza di merda. Ecco cosa. E che cazzo, naso, vagina, cioè un assorbente vivente questa ragazza. Ah, che sfortuna. Secondo me adesso si aprirà una voragine, tipo karma, si chiama karma. Ragazzi, se avete visto un taglietto è perché ho avuto sempre rompicoglioni qui con me, quindi registrare un video bene è veramente impossibile. Però ce la faccio sempre. Il mio tesserino, insieme a lui c'era anche il pezzo di carta, però non sento un cazzo. Ah, ok.
E non ho letto l'ultimo pezzo. La maestra. Che dal secondo capitolo non l'avevamo più vista. Cos'è? Le ha sparato? Ok, le ha dato due colpi di pompazza. Posso vedere? Cos'è, un massacro? Non l'ho capito, cosa è successo? Perché facevi la puttana con per Satoshi? Per l'amor di Dio, è morta anche lei. Va bene. Eccolo lì. Ed è leggermente maledetto. Ma lei ha perso il tesserino e morirà come una battona. Avevi terminato la batteria? Ok, prepariamoci a vedere la morte di Ayumi. No, la voglio vedere. Ah, oh, che bello. Comunque, stavo dicendo, questo gioco veramente mi fa stare bene, tranquillo. Devo dire che anche non è molto impegnativo del tipo come Dark Souls, però è equamente divertente. E non ci sono gli scleri, a parte poi quando faremo i finali sbagliati. No, gli hanno dato soltanto una pedata per farla pisciare. E adesso non gli dirà finalmente è morta lei, visto che devo morire, te la do. Come non è stata colpa sua? Cioè l'ha lasciata da solo. Vai in bagno da solo in mezzo alla foresta con i fantasmi e io ti aspetto qui. Naomi! E qui cominciamo a sentire le voci di Seiko. Tua. Adesso impazzisce. È inutile che ti incazzi perché quella ti rompe il culo. Satoshi. Tu stanno? Non lo so, che cazzo sta su... Cioè, si drogano. Ora si spaventa perché è un coglione. Bellissima, maledetta ragazzina di merda, proprio così. Satoshi, matte! Vieni qui, maledetta ragazzina di merda. Baum! E qui cosa è successo? C'è Yuka. Ah, poverina, le hanno aperto la testa in due come un cocomero. Sarà perché era antipatica? Si è fatto conquistare dall'oscurità? Però non ci credo che è stato lui. No. Per quanto coglione possa essere Satoshi, non ucciderebbe mai sua sorella o un'altra ragazza, un'altra persona. Vedo delle forbici. Volevo vedere il cervello di mia sorella. Satoshi, io da... Shinozaki to goryu shite sakauchi de... Ti darò la vagina. Nessuna vagina potrà mai ridarmi quella di mia sorella.
Ok, lotta fra donne fra 3, 2, 1. Yui sensei. Dame datta yo. Mi sa che ho sbagliato qualche cosa perché non sto capendo una minchia. Sensei ga Nakashima-san. Sono Sachiko-san no kirehashi. Satoshi wa jibun no omotteru yo. Ah. Kawaisou ni. Anoko mo nakunatteta. Sì, sì, dicono tutte così, tanto alla fine. Sì, è morta Yuka, quella bambina di merda, insieme a Sachi. Nimai aru da ne. Come? Sore. Kureru? Anata wa baka yo. Ma dagli due pugni, cioè, proprio mi viene. Jibun no nakushichatte. Sa! Ah, ed è in questi momenti che io farei così. Ayumi, vuoi il pezzo di carta? Non te lo dai, glielo strappo di davanti. Ma non può. Non mi interessa. Torno da. Debole. Ah, si stanno picchiando fra. Ah, che bello. L'ha ammazzata. No, poverina. Mi sa che veramente abbiamo sbagliato qualche cosa perché questo non credo sia un ottimo finale. Ok. Mamma mia, stiamo recuperando il pathos dello scorso episodio. Nakashima-san. Io direi proprio di no perché adesso Satoshi l'ammazza visto che è demoniaco. Non sento l'audio. Non sento la. No, o meglio, non sento la voce. Basta. Guarda, devo allontanare il microfono, altrimenti sentite i miei respiri. Appunto, stronza, non ci può più ritornare. Scuola 1, bambini 0. Ok. Gli sta bene a tutte queste loro dette. Finale sbagliato, vero? Vabbè ragazzi, è stato positivo. Almeno ne abbiamo visto uno. E vabbè. Adesso io faccio una cosa. Termino qui questo video. Naturalmente prima salve. Vabbè. Almeno non abbiamo visto un finale sbagliato. Non credo che nel quarto episodio ne abbiamo visto qualcuno. Quindi ragazzi, termino qui questo video. Noi ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti voi. Ciao a tutti!